Nella pre-season danno i premi fine stagione, non puoi startare ranked. No, le ranked le puoi fare. E i premi fine stagione non so quando te li diano in preciso. Comunque, le ranked le puoi fare, solo che tipo Serie Silver, anche se in pre-season arrivi in Gold, non ti danno i premi del Silver. Cambia solo questo, il resto è tutto uguale. La PV Shen cosa blocca oltre agli autoattacchi? Gli autoattacchi e tutte le skill che sono considerate autoattacchi, come la Q di Ezreal, la Q di GP. Comunque solo autoattacchi e skill che sono considerate autoattacchi. Quindi in genere skill che applicano gli Unit FX. No, vabbè, ma non è per quello Zilop che lo prendi. In genere non la fai mai quella roba lì. Non la fai veramente mai. È principalmente per il fatto che la Q fa danno in base alla vita. C'è la W per parargli il suo taunt. Hai due skill per stoppargli la ulti, di cui una safe range, che è buona. E niente, that's it. Questi sono i motivi principali per cui Poppy è buona contro Shen. Lei gas è considerato autoattack? C'è scritto che è un autoattacco? No, allora no, è considerato. Perché dovrebbe essere considerato un autoattacco Lady Cassio? È un'abilità a tutti gli effetti. Allora, vediamo un po'. C'hanno il Zilean mid. In realtà Zoe è molto forte contro Zilean, perché Zilean non ha un buon counterplay allo slip di Zoe, perché deve fare l'ulti. Com'è che mi continuano a arrivare notifiche di coso di Instagram? Che maroni, vedere il coso che mi si accende. First blood su Samira, un po' problematico anche perché la botta del nostro è super bad. Era da loggiare sto game. Poi abbiamo un buon matchup in mid e anche un buon matchup in top in realtà. No, vai così. Punto è che se qui mi aiuta a pusharlo, perdo più exp di quanto mi aiuti. Tanto devo beccare e tippare comunque. Quindi conviene farlo da solo, beccare e tippare il lane, that's it, se no perdiamo troppo exp. Devo lasciargli la kill probabilmente a quell'altro. Però in realtà sta cosa mi aiuta tantissimo, no? E in più c'aveva ancora il dash, no? Non lo so, non mi sento rischiarlo. Bravo Lee Sin che rompe il push, rompe il freeze, è molto buono. Thank you. Però questo DP era da fare, decisamente.
slain. Your technique reminds me of your Diamo una mano, che sennò ci metto un secolo di sen. Mi si aspettava questo esattamente. What? Non lo so. Non so perché ha fatto la Ellie. L'aspettavo che salvasse, non penso. È un po' tilted questo. Comunque va bene. Qua preferisco non pusharla, perché questo è un freeze che posso mantenere, è perfetto per me. Qua perde tutta la wave, arriva tutta verso me. Non posso mantenere il freeze dopo, però perde molta più wave così rispetto a mandargli la sottodorre. E in più la wave è pushata verso me. E questo mi fa recuperare l'exp che ho perso col TP in bot in pratica, perché io, cioè, come team non abbiamo perso tanto exp perché l'ha presa di Sin, però io ho perso parecchie wave da solo. Quindi vedete, lui ha perso wave intera, io qua prendo tutta sta exp che è bella golosa. Quindi ritorno abbastanza in game. Okay, I admit it. Oh, accidenti, non è bastato. Vabbè. There were so many heroes. Gotcha. A questo punto Lane è abbastanza con. Buono così. Adesso che ci abbiamo Sunfire completa, lui non c'è niente, l'abbiamo completamente distrutto. È veramente con, lui non può far nulla. Ma anche prima non poteva far nulla in realtà. Se muori una volta in questa lane, non la riprendi praticamente più. Quando sei clean con Poppy è un ottimo matchup, quindi cioè ci sta che winca così hard. Però sì, so abbastanza bravo con Poppy, lo gioco parecchio. Buona, fine, ha preso il flash, anche se non gli serviva a fan. Quando puoi iniziare a tradare così? Sotto torre. Mm.
Oh, close. Sai che lì, cioè, è gone il game per l'avversario. Lei c'è il TP adesso, penso, se non sbaglio. Mi sembra di sì. Ora fai un po' di popcorn, viene. Nice aeroplano. Tanto lui se lo fa da solo senza problemi, non è che prende schiaffia. Forse potevo far meno il tempo. Boh, il flash tutti a voi è un classicone in realtà. Ah, peccato, close. Ah, non si era finito l'era il primo, what? È venuto in fretta e furia da me? Lo posso tenere qui e non fargli prendere exp. Se non mi stuni sotto d'ore sono fine. Dai, sono morto. Mi serve Atenacia qui. O i tabi di più. Mi sa che mi serve più Atenacia. Qua prendo, nonostante sono contro AD, hanno una marea di stun loro e di slow eccetera, e Samira fa danni autotacchi ovviamente, però fa una marea di danni di ulti che non viene ridotta dai tabi. Quindi preferisco prendere i Mercury in questo caso, perché hanno veramente tanti cc e sono super head, quindi non mi servono i tabi per vincere contro lei. Chiesta ormai è andata, cioè, andata FK penso, dopo quello start lì. Oh, mannaggia i cannoni. Potevo anche fargli missa PSS, però riesco a pusharla. Tanto posso anche levarla, tipo. Abbiamo messo super deep vision. Indietreggiamo così non ci può fare l'attacco. Vabbè. Un po' di health di questo. Okay,
Forse potevo tippare un pochino prima. Non pensavo volessero contestare gli avversari, sinceramente, perché non potevano. Non potevano. Non potevo. Guardando, questo è grave. 600 gold gli ho dato. Non pensavo venisse qui così presto. Però è parecchio veloce. Cavolo, quanto è fiddato Samira poi. Adesso c'ho la Deadman Plate e sto a posto comunque. Grida un po' troppo. Pensavo sinceramente andassi in mid in Samira. Ma è bello che spreco tempo a parlare, a scrivere. Dopo di questa che ci vogliamo fare? Possiamo farci il rango involendo, che non è male. Quanto è squishy sta tizia, cavolo. Vieni qua? Non ci vieni? Allora io vengo di qua. Tiriamo giusto demolish. Da dove vanno a colpire qui, dai? Vai, prendere questo. L'unico modo in cui perdiamo qui è se vanno di più là. Io posso andarci perché sono immortale al momento. Cioè, senza Zillion non c'hanno danni per tirarmi giù, ma gli altri non possono. Non so perché potevo uscire via.
Porco vince. Magari non capisco che devono sta zitti, porco dio. Continua a pingare, pingare, pingare. Lascia fare a noi. Lascia fare a me. Ah, cioè, è morto prima a caso in midrange senza motivo. Get X. Ci serve l'execution, c'hanno un bel po' di cuore comunque. E tanto è inutile sto tizio, cioè, quindi tanto vale che almeno riduca le cure degli avversari. Ah, c'era andato pure io, mamma mia. My bad. Ho tirato il flash mio che è parecchio importante. Cavolo, devo lasciare sta kill, va. Buono il flank, buono il coso di... il portal che mi ha dato Bard, qui è molto buono. Vabbè, ormai è andato. Grazie mille per il sub, signore Nebe qua! Bentornato per il terzo mese, man. Welcome back. Allora, mi inizio a fare un altro po' di MR, probabilmente. Non so se farmi il Nets Vow. In genere in questi casi faccio il Nets Vow, ma non ho un carry su cui voglio metterlo. Probabilmente farò la Visage, però parto dal CD. E faccio la Visage perché ho l'Ocean Drake. Quindi se riusciamo a prendere tutti gli Ocean Drake, cosa che dovremmo riuscire a fare. In questi casi mi faccio il Nashor P, ma normalmente si prenderebbe inhibitor e poi Nashor. Però quando non c'è in solo Q, quando non c'è possibilità che te lo contesti il Nashor, preferisco prenderlo subito, perché c'è sempre il giochiamo, ce la giochiamo male, male, o gli avversari se la giocano estremamente bene riescono a prendere il Nashor anche se non dovrebbero. Poi c'è anche il Drake tra poco, quindi... Tu. Know what I could use? A cart. An enemy has been slain. Unstoppable.
Manco sì. Lui si è fatta armor shred, ma buona fortuna. Con 340 di armor. Poi fatto tutta l'armor shred che vuoi, ma... cioè, armor pen in realtà. Però non basta. Posso tankare tutto senza prendere danni praticamente. Così dai, nice poppy game. Beh, quel tizio che va a palla inizia a diventare dopo un tot, però noi abbiamo stompato. Poi dovevamo. Boh. Vabbè, quando vai così head con poppy e... c'hai un team che comunque è decent, fai 1v9 ragazzi. Cioè, buon matchup e c'ho un team che può follow upare, Zoe, eccetera, c'è un sacco di roba che mi sta dietro. Quindi è super good. Probabilmente sarò anche top damage, penso, sto game. Lo stavo sempre a fight up praticamente. Quasi. Zoe era top damage. Ma questo è veramente Nuke Duck? Vediamo un po' se lui magari sta così basso di elo per il decay. Vediamo se è lui, che nel caso questo è un buon game da YouTube. Cario Nuke Duck! Oh my god! OG Nuke Duck 1. No, non è lui. Peccato. Poteva essere good, ma... 57. Oddio, potrebbe essere lui in realtà. In realtà potrebbe essere lui, ragazzi, perché... non lo so, Challenger 780 LP, Mario un secondo account che ha un po' droppato. Cioè, da Platuno fare Challenger 700 LP all'inizio season non è proprio... normalissimo. Forse è Nuke Duck. Può essere lui? Controllatemi un po' se è Nuke Duck, nel caso lo metto nei tags. Potrebbe essere nice. No, potrebbe essere veramente Nuke Duck, eh? Perché c'ha... allora, in genere quando la gente droppa completamente sti account... cioè, adesso sta salendo. L'ho beccato perché sta risalendo dopo essere decaduto, ma... tra l'altro l'organizzazione di Origins è sciolta, davvero? Potrebbe essere Nuke Duck, ragazzi, sapete? Che avete fatto i Red Bull? Siamo arrivati quasi in semifinale. Purtroppo abbiamo perso prima. Un game che potevamo vincere, per giunta.
È lui? Nice, buoni tags. E la cosa miniatura già è fatta, ragazzi. Nuke Duck, mettiamo l'immagine di Nuke Duck triste che viene caricato da me.